Salve a tutti ragazzi, io sono Squall e bentornati su Civilization 6. Riprendiamo esattamente da dove ci siamo lasciati, anche perché sto registrando un botto di episodi uno dietro l'altro, mi sto infognando tantissimo, specialmente adesso che abbiamo i bombardieri e possiamo fare un botto di danni a queste città senza preoccuparci praticamente di nulla. Sì, stiamo attaccando l'impero tedesco, quartiere residenziale. No, vabbè, qua onestamente ripariamo quello che ci sta da riparare, non mi interessa fare roba in questa città, tanto probabilmente esponeranno anche barbari e quant'altro. Mi interessano eventualmente come basi d'appoggio per i nostri bombardieri, poi per il resto davvero non me ne frega assolutamente nulla. Ora, questo elicottero morirà male? Perché credo che sia proprio sotto fuoco pesante. Se affonda è un problema, perché noi perdiamo la visibilità. Questo era il problema, che non abbiamo più la visibilità di questa zona. Ok, che possiamo fare? Questo chi è? Ma che vuole? Ma mi scusi, ma ancora questo ci sta? Ah, ma ce ne sta più di uno. Tu e io prendiamo il treno o la macchina, ma gli economisti viaggiano in infrastruttura. Ok, e questa è stata sbloccata, altri 3 turni per pezzi indipendenti. Vai con l'attacco a distanza. Qua non possiamo fare nessun attacco a distanza. No, era quello allora. Era quello, sì. Ok, vabbè, allora tu vammi a prendere il ferro. Prossimo turno. E promozione disponibile anche per i bombardieri? Non hai i requisiti minimi alla salute per saccheggiare dall'aria. Vabbè, è inutile, onestamente. Raggio d'azione più 2. Può curarsi dopo aver attaccato. Forza di combattimento. È interessante. È tutto interessante perché se hanno dei caccia li perdiamo. Quindi sì, mettiamo questo. L'altro era utile per avere un po' di raggio d'azione in più, però per il momento facciamo così. Quindi per questo turno mi sa che ci skippiamo l'attacco almeno con uno, anche perché devo comunque fare un po' di luce qua sotto e non so come arrivarci onestamente. Anche perché voglio fare curare questo prima. Questo c'ha una promozione, una qualsiasi mi va bene, giusto per recuperare il PV. E vabbè, qua giustamente adesso iniziano un botto di cose negative. Ma tante, tante cose negative. L'unità che attende qual è? Questo, lo so. So che è questo, però tanto possiamo anche cambiare città, no? Cambiamo base, ce lo portiamo qua e possiamo attaccare a distanza. L'attacco a distanza chi lo può fare? Questo su questo. Va bene, eliminiamolo. E sto ranger ce lo siamo fatti fuori. Ma è possibile che ci siano ancora dei barbari in quest'epoca? Cioè, se praticamente siamo nel 2000, 1986... questo fortifica finché non guarita. Il costruttore che sta qua, se tocca a noi, no, niente. Non possiamo fare nient'altro per questo turno. Gli facciamo prendere il ferro. E là sopra ci sta altro ferro, quindi prendiamo tutto quello che ci sta a disposizione. Questi fanno un botto di danno. Però dobbiamo attaccare con i bombardieri, è anche vero questo. L'effetto dei mass media non è suscitare credenze, ma conservare l'apparato della dipendenza. Meno 25 è la stanchezza da guerra accumulata. Signori, che la stanchezza di guerra è pesante. Quindi sì, dove sta questo? E lo andiamo a piazzare magari qua. Sì, conferma le politiche. Perché la stanchezza di guerra è quella che ci fa creare tutti sti barbari, tutti sti ribelli, perché non vogliono la guerra, nessuno vuole la guerra, e che cos'è? Attacchiamo, dai, che una volta attaccata sta città ci togliamo il problema di sto coso. Tanto adesso abbiamo quella visuale, quindi a posto. Cioè, questo si è avvicinato qua in questa cittadina, vedete? Adesso è utile non distruggerle, perché ci spostiamo e abbiamo più visuale, ci spostiamo, abbiamo visuale, possiamo attaccare tranquillamente. Anche tu, vai. Guardate quanto ti togliamo. Facciamo un botto di danno, mamma. Gli facciamo proprio malissimo, gli facciamo.
stai così. Quanto gli ha tolto? Gli ha tolto un bel po'. Sì, probabilmente già al prossimo turno anche questa la distruggiamo. Capitalismo? Grande mercante per turno. Oddio, non è che stato di polizia più attrattiva. Facciamo questo, dai. Magari ci dà un po' di attrattiva alle città, che non fa mai male. La produzione che possiamo scegliere qua, c'è qualcosa di interessante che possiamo ricreare? Quartiere residenziale? No, qua le abitazioni stanno proprio elevatissime, quindi non c'è neanche bisogno. Logistica della zona industriale, festi, facciamo un festival così magari si divertono un attimino e non pensano alla guerra che hanno dietro le porte praticamente. Riparo a difese esterne? Oddio, ci potrebbe anche stare fare le difese esterne. Questo sempre fortifica finché non guarita, mentre questo qua quasi quasi lo faccio anche avvicinare. Attacco a distanza di questa città su questi e spero che li riescano ad eliminare. Ce la fate? Perché poi questi iniziano pure a saccheggiare, sono stronzi. Sì, teoricamente sì, li abbiamo eliminati. Allora, lei ci vuole che gli diamo questo e in cambio ci dà questo. Ma io mi tengo quasi quasi il mio. Lei mi dà una monetina d'oro, ma ne faccio nulla. Delle perle, attenzione, non mi vuole dare le perle? Petrolio, vabbè, no, guardi, mi dà lo scambio. Sì, vabbè, che in un modo o nell'altro, ma si figuri. E i danni li subisce. Aia, l'ha quasi distrutto. L'ha quasi distrutto. Maledizione. Sto costruttore lo spostiamo qua sopra. Ci andiamo a prendere. Cos'è poi una miniera normalissima, forse. Vabbè, la stessa cosa. L'importante è che dà un po' di risorse a quella città. Forse quello che manca in quella città sarà un po' di cibo. Sti cazzi. Spero di riuscire. No, vabbè, la promozione la do dopo, signori. Devo riuscire a buttare giù questi. Probabilmente con due attacchi riesco anche a farcela. Primo attacco quanto gli ha tolto? Sì, li ha massacrati. Col secondo attacco gli buttiamo giù tutto e vediamo se riusciamo a conquistarla adesso. Perché se non riusciamo questo ci muore. Sì, ok, riusciamo. Ce la facciamo, vero? Non ci muore, giusto? Ah, ok, stavo a dire, infatti. Ok, a posto. Tieni la città? Sì, la tengo. Come detto, le dobbiamo tenere tutte quante, queste città. E abbiamo preso sto distretto che non sarà mai più un problema per noi. E qua iniziamo a riparare tutto quello che abbiamo distrutto, quindi il granaio. Richiede solamente un turno. Attacco a distanza chi? Ancora? Allora era morto. E dai, potrebbe morire malissimo. Ma che fanno? Ma si recuperano in PV? Non l'ho ben capita. Ma se le manda il carro armato? Perché mi sa che questo qua si sta fortificando, no? Non lo so. Forse è saccheggiato e si è curato. Non ne ho la più pallida idea. Oh, è arrivato un altro elicottero qua in zona. E possiamo attaccare qua. La prossima cittadina mi sa che sì, attacchiamo questa. Vai, vai, facciamo danno. Non so quanto. No, non gliene facciamo danno, sono proprio tosti. Vabbè, questo ci morirà, ma ci sta, dai, un elicottero abbattuto può anche starci. L'importante è che riusciamo. Attenzione che Roma si avvicina a noi, sta mandando dei costruttori, magari ci vuole dare una mano a riparare, ma non penso proprio. Sì, questo è morto, signori. Palesemente morto. Dai, vabbè. No, 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 no.
Abbiamo perso la visuale, però. Vabbè, attacchiamo questa. Attacchiamo questa. Abbiamo la visuale qua sopra, attacchiamo questa. Ancora una volta abbiamo migliorato la nostra tecnologia agricola. Ogni fattoria costruita accanto a un'altra aumenterà la resa di entrambe. Suggerisco di sfruttare questo vantaggio il più possibile. Ma guardi, per il momento non abbiamo bisogno di cibo, affinché quindi. Affinché una macchina funzioni senza intoppi, le sue parti devono essere standard e quindi sostituibili. Ok, abbiamo sbloccato anche i pezzi indipendenti, adesso ci sta la balistica avanzata, che abbiamo il cannone antiaereo e la mitragliatrice. Cosa che loro mi sa che non hanno, ma spero che non la producono, perché se la producono poi so cazzi, eh. Attacco aereo. Questa mi sembra anche abbastanza semplice da buttare giù. Dovremmo conquistare abbastanza velocemente. Questa magari la distruggono, oddio no, perché sempre poi mi sposto, prendo un attimino la zona e via. Questo si è ritirato qua in città, manco nella porta aerea, perché giustamente quello si è spostato, quindi ha lasciato magari spazio. Attacchiamo, attacchiamo. Sta attaccando? Mi scusi, potrebbe fare un attacco aereo qua? Non lo vuole fare un attacco aereo là. Se la faccio cambiare base, lo metto qua. Ok, perlomeno ci possiamo avvicinare. Abbiamo sbloccato anche la visuale qua, quindi a posto. Produzione. Produzione a Washington. Vabbè, abbiamo l'attrattiva, abbiamo le abitazioni. Qua adesso stiamo tranquillissimi. Possiamo fare la borsa, luogo santo, quartiere residenziale. No, le abitazioni ce le abbiamo, quindi chi se ne frega. Quartiere divertimenti. No, io farei quasi la borsa, su via. Teatro dell'opera. Sì, sarebbe figo anche il teatro dell'opera. Tre slot capolavori musicali. Ma chi se ne frega, signori. Andiamo a realizzare la borsa, dai. Questo deve curarsi perché praticamente non ha più PV. Quindi statti fermo qua e curati. Mentre questo qua lo possiamo anche avvicinare. Vai qua. Naturalmente con un bel fortifica. Qua realizziamo una miniera giusto per avere un po' di produzione in più. Qua possiamo fare un attacco. E ormai mi elimino questo, signori. No, vabbè, ma questa città la distruggo, tanto è qua sopra in alto, chi se ne frega, no? Poi possiamo conquistare questa e poi ci spostiamo, sì, dai. Questa qua la distruggiamo e basta, neanche la conquisto. Questa invece c'è una promozione e quasi quasi gli do la promozione. Magari con questo facciamo questo per avere un po' di raggio d'azione in più. Boh, proviamo. Uno di qua e uno di là, dai, subia. Anche qua una borsa, un hangar. Facciamo un hangar, dai. Qua ripariamo il mulino d'acqua, richiede solamente un turno. E poi inviamo gli emissari qua sotto, perché dobbiamo togliergli la sovranità a Federico Barbarossa. Ancora ci sta questo in vita. Ancora, seriamente, e basta. Ma muori male. Sono morti? Ce l'abbiamo fatta? Fai un vigila. Oh, sembrerebbe di sì stavolta. Che cosa fa il patto difensivo? Non lo so, ma perde l'uranio, mi dà dei diamanti, un po' di monete. Guardi, io per il momento accetto. E poi magari glielo propongo pure io uno scambio. Perché io in tutto ciò mi sono dimenticato di avere anche gli accordi per la ricerca, quindi appena tocca a noi facciamo anche uno scambio sulla ricerca. Dai, attacchiamo questi bombardieri, facciamogli danno. Primo bombardiere andato, prepariamo anche il secondo. Dai che forse anche in questo turno riusciamo a buttarlo giù, eh? Vediamo quanto danno fa questo, perché se gli togliamo tutte le difese magari possiamo attaccarlo con l'elicottero. Ci possiamo provare. Viciniamoci, tanto le difese sicuramente crollano tutte. No, non sono crollate tutte.
Però magari riusciamo con questo attacco. Riusciamo? Attenzione, forse l'abbiamo conquistato? Per un pelo non ci siamo riusciti. Comunque, Traiano, fai uno scambio. Accordo di ricerca. Vai. Accetta lo scambio. Sì, magari... Guarda questo, c'è un botto di roba interessante. Cosa mi potrebbe dare? No, vabbè. Come non detto. Se magari mi do... Però mi dà la monetina d'oro per turno, ne lo scambio più equo. Ok, una tantum, 7 monete mi va bene. Dai, accetta lo scambio. Molte grazie. Arrivederci. Stessa cosa fammo con Gilgamesh. Fai uno scambio. Guardi, io voglio fare con lei... Non lo possiamo fare solamente guerra congiunta? Possiamo fare solamente la guerra congiunta con lui. No, vabbè, allora... Non mi interessa niente, lascia stare Gilgamesh, come non detto. Va benissimo anche così. Qua gli vado un altro elicottero, che manderei qua. Sì, se riusciamo lo sposto qua per il momento, a posto. E basta, per sto turno non possiamo fare nient'altro. È stato dimostrato che nessun sistema, neppure il più disumano, può continuare a esistere senza un'ideologia. Ok, come politiche qua abbiamo sbloccato delle spie che ci dà l'attrattiva. Però dobbiamo avere le spie. No. Due spie nemiche nei tuoi territori e meno uno di attrattiva. In che senso? Vabbè, guardi, non mi interessa se l'avevo letto male io. Comunque, vabbè, no, cambia le politiche, no, non me ne faccio assolutamente nulla. Oh, finalmente ci ha sbloccato un bel po' di roba. Capitalismo che cosa ci dà? No. No, non me ne faccio assolutamente nulla. Beh, onestamente non c'è nulla che mi interessi seriamente. L'unica cosa che magari mi può interessare è sta meraviglia, ma non so se neanche se la riusciamo a costruire, quindi... Boh, facciamo così. Qua siamo a posto con l'attrattiva, con le abitazioni, possiamo fare un aerodromo. Sì, volendo possiamo fare un aerodromo anche qua, dai. E signori, lo vado a realizzare qua, togliamo le banane e facciamo un aerodromo là sopra, dai. Tanto le risorse ci stanno, non abbiamo problemi di cibo. Qua invece, volendo, potremmo fare anche un cantiere. Facciamo un cantiere. E qua andiamo a realizzare un monumento, che ci dà comunque un po' di cultura. Signori, lo facciamo fuori sto coso? Dai. Ci attacca col carro armato a distanza di non so quanti chilometri. Ah, ok. Ok, è andata. Conquistiamola. Adesso qua troverai il mondo e più. Ma sta a posto. Tieni la città, no, questa la distruggo, la di al suolo, perché poi insomma abbiamo un po' troppo territori alla quale badare e non mi conviene. Mentre quest'altro bombardiere può attaccare qua. Non è nostra. Ah no, questa è quella nostra, no, mi scusi. Può attaccare questa. Attacchiamo questa? Sì, attacchiamo questa, dai. Questa tipo è messa anche abbastanza bene, volendo, quindi questa magari ce la teniamo. Costruisce un campo da cibo, produzione e oro, e fornisce anche un po' di abitazioni. Ah, facciamo un campo. Ci sta. Ah, è carino, vicino ai cervi, zona abbastanza tranquilla, poi magari ci andiamo a prendere sta giada. L'unità che attende è l'elicottero qua, che adesso trasferiamo magari nella nostra cittadina. Non possiamo perché già è piena, lo mettiamo qua e passiamo al prossimo turno. Punta alla luna. Se la manchi, potresti colpire una stella. Ok, abbiamo sbloccato la balistica avanzata e signori, la prossima ricerca ci sblocca i dispositivi nucleari. Non vedo l'ora. Non vedo assolutamente l'ora. Mancano 7 turni, molto probabilmente non lo vedremo in questo episodio.
Possiamo migliorarci, fammo un esercito, perché no? Dai, realizziamo degli eserciti che sicuramente sono più resistenti. Qua cosa possiamo fare di interessante? Questo lo realizziamo qua, una meraviglia, facciamo una meraviglia. Insomma, non so se mi convenga. Ma sapete che vi dico, signori? Io faccio un bombardiere jet. Iniziamo la produzione dei bombardieri, dai. Mentre qua. Vabbè, qua continuiamo con le cose da barbone, proprio. Un monumento, roba che costa poco. Sviluppiamola la città innanzitutto. E qua attacchiamo. Qua bisogna attaccare. Chi sto attaccando? Non mi dico che ho lanciato. No, dai, non lo dovevo lanciare qua. Ma chi è stato sto pilota? Ma non doveva fare st'attacco. Attacca la città, a me interessa attaccare la città, no, sti piccoli distretti, là. I cavalli, ma chi se ne frega dei cavalli? Ma poveri cavalli, più che altro. Sì che a breve bruceremo il mondo e più. La città che ha bisogno di cibo è questa. Io faccio così e ottengo un po' di cibo in più. Magari adesso prendo un costruttore e gli faccio pescare il pesce. Eh no, perché qua abbiamo solamente le balene. Non credo che le balene. No, il pesce l'abbiamo, sì, dai, volendo il pesce ci sta. Quindi un costruttore così veloce veloce. 3,30, sì, le monete ce l'abbiamo, lo possiamo fare, dai. Vabbè, questo lo facciamo fortificare così recupera il PV. E mandiamo questo qua a raccogliere il pesce. Vai così che ci dà un po' di cibo. Ottimo. Mi raccomando, non sbagli mira. Vabbè, questo è l'esercito. L'esercito lo avviciniamo, ma per il momento gli faccio fare un fortifica. Non lo voglio fare attaccare. Col bombardiere, invece, attacchiamo la città. Fighissimo. A fare sto giro così e poi lancia le bombe. E queste sono bombette, signori, queste sono bombette. Io non vedo l'ora di lanciare testate nucleari. Cioè, se già questi fanno tutto sto danno, testate nucleari distruggono la città e basta, no? Sì, ma noi ancora dobbiamo partire. Ma la finisca di sparare prima ancora che spicchiamo il volo. Lo dico per lei, spreca solamente munizioni. Quanto danno gli facciamo? Gli riusciamo a buttare giù ste mura? No, questi qua sono parecchio resistenti. Non riusciamo facilmente. Beh, signori, mi andrei a prendere questo, onestamente. Saccheggia rotta commerciale, 160 monetine. Facile, facile. E poi continuiamo i bombardamenti, quelli belli, prepotenti e pesanti. Vai così. E vai così. Dai che le difese crollano, a breve crollano. Già iniziano a subire danni in città. E con questo attacco forse crollano le difese, se non con questo, con il prossimo sicuramente. Aquisgrana crollerà ben presto. Sì, dai, al prossimo turno secondo me è nostra. Ora, qua non possiamo fare molto altro. Però volendo, se acquistiamo una casella tipo questa, ci prendiamo le balene. Ma scusate, ma noi qua nella zona principale, nella città principale, cioè abbiamo un quartiere residenziale? Ma che è sta barbonata? Ma andiamo immediatamente a realizzarlo, lo facciamo qua. Assolutamente sì. Anche qua abbiamo bisogno di abitazioni, quindi anche qua ci sta un quartiere residenziale. Vediamo dove realizzarlo. Ecco, qua ci starebbe benissimo, quindi sì. Non ci sta nulla, è vicino alla costa, da 6, quindi ottimo. Mentre qua, beh, le abitazioni per il momento le abbiamo. Accademia militare, boh, non me ne faccio nulla. Spia, ingegnere militare. L'ingegnere, poi ci serve, quindi sì, facciamo l'ingegnere, dai. Ah, però ci dà comunque del cibo. Cibo, oro e abitazioni. Quindi vai, forza, dai, su, ottimo, ci sta, ci sta.
così riusciamo a ottenere anche un po' di cibo in più per questa città che ne ha davvero poco, solamente 15, e gli ho messo la produzione al massimo, proprio concentratevi sul cibo. Serve più attrattiva dove? Qua, vabbè, è normale, meno uno. Vabbè, spunteranno dei barbari, se ne frega, noi abbiamo i bombardieri, bombardiamo tutto nel caso, non è affatto un problema. Signori, a breve ci salutiamo perché mi sa che anche sto video sta uscendo lunghissimo. Ma poverini, sono pure attaccati dai barbari. Ma dai, ma poveri tedeschi, ma non si fa, ma barbari, ma lasciateli un attimino in pace, no? Vabbè, sto costruttore ce lo piazziamo qua. Mentre l'elicottero, un attimino, prima fammo le cose come si deve. Dove sta il mio bellissimo bombardiere? Vieni qua, fai un attacco. Anche tu, preparati, vai e poi attacchiamo con questo. Secondo me ci riusciamo. Doppio attacco, le difese con questo crollano e col prossimo dovremmo eliminarli. Dai, dai, che adesso attacchiamo anche con l'elicottero e lo conquistiamo. A posto, signori, Aquisgrana è nostra. E abbiamo risolto questo problema. Tieni la città, sì, perché secondo me questa è messa pure bene. Quindi, ok. Addirittura possiamo attaccare anche a distanza. Ma chi? Barbari? Vabbè, attacchiamo prima che ci fanno danno a noi. Guarda, vi do una mano, è contento? Che poi Arezzo era di Roma. Gli hanno conquistato Arezzo, sti stronzi. Perché Arezzo era di Roma. Qua vendetta, vendetta, decisamente. La produzione che possiamo realizzare qua, beh, ripariamo tutto, ripariamo decisamente tutto. Questa adesso lo spostiamo un pochettino più in qua, ancora un pochettino più in qua, e nulla, scendi ancora un pelo. Niente, non mi vuole fare visualizzare quella zona. Mi serve la cittadina, mi serve la visuale della cittadina, posso? Ci dobbiamo mettere così. Vabbè. Ok, dai, signori, io direi che per questo episodio possa anche essere tutto. Nel prossimo attaccheremo sta città, insomma, faremo piazza pulita. Sì, decisamente abbiamo anche questa qua sotto da attaccare, Arezzo, però Arezzo. Boh, gliela ritornerei a Roma, gli faccio proprio regalo, gli do Roma. La conquisto, la tengo e gliela ritorno a Roma. Ci sta, ci sta. Per il resto, boh, direi, come detto, che possa anche essere tutto. Manca poco per i dispositivi nucleari, le testate nucleari e poi là so cazzi. L'unica cosa che voglio vedere sono i punti. Signori, siamo primi in classifica. Hanno perso un botto e ancora non è finita. E ancora non è finita. Se ci resta tempo, facciamo fuori anche Filippo. Cleopatra, magari la lasciamo in vita. Che dite? Sto giro. Magari non la bombardiamo. Tanto ancora siamo al turno 417. Secondo me, entro turno 450 lo eliminiamo. Direi proprio di sì. Va bene, dai, io vi invito a iscrivervi al canale, lasciare like, commentare e condividere il video, attivare la campanellina così da non perdervi tutti i prossimi episodi che usciranno sul canale, di seguirmi anche sui social che, come sempre, trovate in descrizione e noi ci rivediamo a un prossimo video. Ciao a tutti!